Buongiorno a tutti, benvenuti. E, a me hanno dato l'onere, lasciatemi dire l'onore anche, di coordinare questa tavola rotonda. Seguiscono oggi i capofila che non sono presenti qui, il compito di presentare con un po' più di dettaglio quelli che sono i programmi di monitoraggio relativamente alle 7 piattaforme. Abbiamo discusso molto su come organizzare questa tavola rotonda e alla fine abbiamo deciso di procedere ai nostri commenti, suggerimenti, domande, richieste di chiarimenti in genere. Quindi penso che possiamo procedere con la piattaforma 1 e tu, Attilio, sei il capofila e puoi partire. In pochi minuti cercherò di quello che riguarda questa piattaforma, che come vedete ha un titolo, Phytozoanthropon, ma che tocca anche altri temi del nostro mare. Grosso modo la sintesi la troviamo in questa prima slide, che è quella appunto della piattaforma del monitoraggio, che toccherà gli aspetti legati all'habitat pelagico, zooplancton e zooplancton, e conseguentemente, consentito di dirlo anche perché ci troviamo in un mare che ha queste condizioni, queste caratteristiche, la forma per quanto riguarda questi temi, al pari di tutte le altre che seguiranno, tocca tutti i mari italiani, quindi tutte e 15 le regioni dovranno attivarsi per poter mettere in moto attività inerenti. Ecco, a prescindere da questi due temi che sono l'habitat pelagico del su scala planetaria, che devo dire che fino ad ora il nostro paese, ma direi anche tanti altri, non hanno trattato in termini di controllo come si deve, e che grazie alla direttiva comunitaria, questa direttiva comunitaria, dovremo affrontare in maniera molto più seria. Poi le specie aliene, che sono quelle durante le distribuzioni, occorre attivare monitoraggi specifici, la mappatura delle aree a rischio e gli impatti che possono arrecare alle specie autoctone, alle vedere le nostre tipiche, che sono da sempre, come specie indigene, da sempre nel nostro mare. Io li chiamano come acqua spessa, che in realtà sono queste perite, che guardate, sono in aumento in tutto il mondo, anche in Adriatico, e che hanno un impatto non da sottovalutare anche nei confronti della pesca, perché tutti questi organismi si nutrono anche di. Di cosa parliamo? Zooplancton, questi sono gli organismi che dovremmo trattare in maniera nazionale, vedere la loro posizione, la loro abbondanza, è molto importante perché questi due organismi rappresentano, questi due insiemi di organismi, rappresentano il pesce azzurro, ma conseguentemente anche i filtratori, eccetera, eccetera, ma abbiamo anche visto in certe aree dei mari italiani, quando queste abbondanze debordano, vanno oltre una certa soglia, possono generare casi distrofici come i casi di eutrofizzazione, che non è solo un aspetto estetico, ma che porta anche ad anossia, quindi vuol dire che porta a trasformare, a trasferire nel sommare tutto quello che viene raccattato attraverso il dilavamento sul bacino padano e negli altri bacini minori verso l'Adriatico, con effetti che grosso modo rappresentiamo qui, dove hai sempre più alta concentrazione di qualsiasi cosa che dobbiamo misurare, in termini nutrienti, in termini anche contaminanti e così via, perché ha questa tendenza da nord verso sud alla diminuzione e da costa verso largo alla diminuzione. Ecco, alla luce delle informazioni che abbiamo raccolto attraverso un'infinità di programmi, ma soprattutto i dati messi in archivio per quanto riguarda la 979, il vecchio monitoraggio che si è estinto qualche anno fa, le condizioni che abbiamo in termini di eutrofia dei mari italiani è questa. Abbiamo una condizione di eutrofia, mesotrofia nell'alto Adriatico, soprattutto nella parte nord-occidentale, meso-oligotrofia fino al Gargano, poi quasi tutti i mari italiani sono in condizioni di oligotrofia. Cosa vuol dire? Condizioni di povertà, diciamo scarse concentrazioni di nutrienti e anche conseguentemente di plancton. Quindi questi effetti sappiamo benissimo che soprattutto in Emilia Romagna, in particolari condizioni come la stagione estiva autunnale, questa si può tradurre in anossia dei fondali e crearci dei problemi.
questo è particolarmente evidente nell'area del Ferrarese, del Basso Rodigino e in quelle aree con il coraggio che è già in atto. Però il fatto di riuscire a fare con le altre regioni le stesse cose, riusciremo ad avere quel tassello che ci mostra un quadro di insieme panoramico di tutti gli effetti che queste condizioni possono determinare. Quelle che avete visto prima, scusate, rappresenta un po', anche alla luce di quello che ricordava Irene di Girolamo, su tutta l'Italia, mettendo un certo numero di transetti lunghi che arrivano alle acque territoriali, dove potremmo sposare in questo modo anche le acque, diciamo, pelagiche, le acque del largo. Alla luce di questo ragionamento, quello che viene fuori, vedete dalla rigura, vediamo che alla luce di questa rete grafica di monitoraggio e dei parametri che andremo a raccogliere, che sono qui rapidamente elencati, che non sto a leggervi, e abbiamo stabilito anche la frequenza. Le aree più critiche, quelle della eutrofia, mesotrofia, la condizione dell'essere mensile, sia per quanto riguarda le acque costiere, le acque pelagiche. Resta intero, come abbiamo già avuto occasione di dire in seno al gruppo di lavoro, che le aree hotspot, ve ne sono, per il gruppo di Napoli ha dei problemi, ecco, in quei casi lì potranno essere previste integrazioni in termini di frequenza. Di un oceano a un altro è un problema mondiale, questo sono le acque di zavorra. Le acque dei mercantili spesso contengono stadi larvali pescati ad Hong Kong che vengono scaricati davanti a Genova, se non a Trieste, nel momento in cui la nave deve entrare in porto. In quella migliaia, ricordo questo perché è più eclatante, la panna venosa, un bello macone che troviamo un po' dappertutto, che non viene consumato perché non c'è abitudine gastronomica di questo mollusco, ma che le Filippine e i Indonesia mangiano, e che ha letteralmente il bastone scogliere, è un cacciatore di molluschi. Chiudo con le plastiche, emergenza planetaria. Qui da noi è grave, non immaginate che cosa sta succedendo in paesi come le Filippine, l'Indonesia, il Pacifico e così via, dove sono isole, in fotografia alla luce delle attività che abbiamo già sviluppato, vedete ci sono anche le calze delle coste, come già qualcuno ricordava, che sono ovviamente un problemino, ma che sapremo risolvere, secondo me, perché è talmente irrazionale che ci si debba riempire le piante di casse di Irene, ne parlavamo, mi ha fatto piacere che lo ricordava. Sta roba qui non ce la troviamo nelle spiagge frequentate, nelle zone antropizzate, perché lì il bagnino andata, tira su tutto, anche le conchiglie che invece dovrebbero mai nessuno pulisce, se andate alla Foce del Reno o a Sud di Cattolica, che siamo già nella regione Marche, trovate quelle aree dove non c'è frequenza, dove non c'è interesse di tipo commerciale legato al turismo, le trovate davvero nelle montagne. Abbiamo affrontato questo in particolare per pescare le microplastiche, eccole qui, potevano essere contate e analizzate attraverso analisi sia microscopiche che chimiche, perché queste sostanze, che hanno una dimensione di qualche di un millimetro, anche frazioni di millimetri, non è solo plastica che finisce lo stomaco, questa plastica rilascia sostanze tossiche, gli stralati, che a lungo andare possono portare patologie serie. Muoiono i delfini, muoiono i capodogli, le tartarughe penso si intasano l'apparato respiratorio che ingeriscono. Insomma, c'è un problema fatto sull'isola di Midway, in mezzo al Pacifico. Il biologo, una delle cose morte, l'ha aperto, lo ha aperto. E guardate cosa c'era nello stomaco, lui ormai di lui non è rimasto nulla, però dell'accendino, del tappeto, non basta due anni con la vita media magari o tre o quattro di un gabbiano reale a queste sostanze per potersi e non può scomparire, corrono decine e decine di anni, quindi si accumulano quegli effetti che conoscete. La monitoraggio che è fatto da questi batteri, dai laboratori che sono questi. Io chiudo e passo la parola alla regione. Ma grazie a Dio per questa sintesi del programma di monitoraggio 1 e vorrei proprio riprendere quello che dicevamo prima in relazione alle microplastiche con cui hai finito, sottolineando l'importanza di sviluppare delle conoscenze su questo argomento di cui sappiamo ben poco
e anche di considerare l'opportunità di lavorare non soltanto a livello nazionale, è importante sì, ma anche a livello internazionale, perché questa è una tematica che sta crescendo per come interesse in Europa e non solo in Europa. Per questo vi segnalo un modo prendere contatto. Perché c'è questo programma e una serie di sottoprogrammi che prevedono l'identificazione dal punto di vista chimico, la standardizzazione delle metodiche per analizzare queste microplastiche in modo di parlare tutti più o meno una stessa lingua, e questi programmi di monitoraggio, come era stato detto prima giustamente, devono trovare poi un'integrazione più alta a livello europeo e a livello internazionale. Questa è una delle tematiche che in particolare a questa esigenza. Non parliamo, non discutiamo ora da quello che abbiamo deciso, diciamo, i momenti più importanti di questo programma di monitoraggio, che è molto ampio, perché comprende il descrittore 1, che è il descrittore biodiversità, e quindi come immaginate è un descrittore grande. Buongiorno a tutti, ringrazio Giovanna per l'introduzione. Io oggi sono qui a illustrarvi le attività di programma di monitoraggio previste nel programma 2 Habitat del Fondo Marino e Biodiversità, il cui responsabile è l'eterogeneo. Al suo interno, infatti, ritroviamo sia una ricca presenza di specie di interesse conservazionistico, e sia una eterogenea rappresentanza degli habitat presenti nei nostri mari. E come per quello di colmare i gap conoscitivi emersi durante la fase di valutazione iniziale dell'applicazione della Marine Strategy, e quindi consentire di definire il contesto ambientale in quelle sottoregioni che sono state considerate. Come vedete, il programma 2 a sua volta è costituito da alcuni sottoprogrammi proprio per meglio differenziare e spiegare le attività di monitoraggio previsto. Quindi parliamo di bentos, parliamo di fauna ittica, mammiferi e rettili marini. Lavoro, in questo caso l'ISPRA e la Regione Capofila, hanno collaborato alla realizzazione delle attività di monitoraggio proposte. Le ARPA, il CONISMA, CNR, ENEA, l'Istituto Idrografico di Tutela Marina e il Servizio Sanitario Nazionale, considerati per l'attività di monitoraggio all'interno della piattaforma 2. Uno di questi è il monitoraggio dell'habitat a coralli bianchi. È un habitat molto particolare e poco conosciuto dal momento che comunque si sviluppa ad elevate profondità. Infatti, uno dei principali gap informativi è un habitat un po' nuovo, tra virgolette. In Italia sono stati trovati dei banchi molto interessanti di corallo in Sardegna, e per quanto riguarda ad esempio la regione Adriatica non sono stati fino ad ora evidenziati habitat di questo tipo. La mancanza di conoscenza su uno degli impatti principali su questo habitat, che sono delle aree di fantasma abbandonate che distruggono e soffocano praticamente questi coralli. Tra le attività previste, quindi, sono, come vedremo anche più avanti, tutte quelle che tendono a colmare questi gap informativi, ad esempio condurre dei transenniti per quanto riguarda l'estinzione del coralligeno. Anche questo è molto, un habitat estremamente eterogeneo e interessante per gli aspetti legati alle specie presenti. Anche in questo caso condizioni di estinzione sono gap informativi, e anche in questo caso si prevede di condurre delle attività di monitoraggio che tendano attraverso l'utilizzo di metodi ecografici, di estensione e distribuzione dell'habitat in ambito costiero costituiscono delle lacune che devono essere assolutamente colmate. Anche in questo caso si utilizza una serie di attività previste che tendono a far meglio comprendere quella che è l'estensione e la distribuzione di questo importantissimo mare particolare costituito da concrezioni di alghe,
alle quali è associata un'altissima biodiversità, soprattutto di fauna ittica. Anche in questo caso, come vedete, ci si rimuove sempre sugli stessi tipi di gap informativi, riguardano fondamentalmente estensione, distribuzione e anche habitat. Infine, per quanto riguarda il Bentos, un aspetto importante della nostra piattaforma è quello del monitoraggio dell'estensione dei bioginosi di fondo mobile che sono sottoposti al danno fisico, in particolar modo per la valutazione dell'impatto della pesca professionale e quindi mobili. Tra attività di monitoraggio previste in questa piattaforma sono presenti anche due specie protette, Patella ferruginea e Pinna nobilis. La piantella in Adriatico non è presente e tanto meno è stato possibile definire dei valori soglia per poter stabilire un buono stato ambientale, per cui anche in questo caso le attività previste consistono nel condurre dei sopralluoghi a definire quali sono i tratti di costa dove procedere con le indagini e contare gli esemplari che sono presenti nelle aree considerate. Gli gap informativi riguardano sostanzialmente l'identificazione delle aree. Il problema è quello di identificare e mappare queste aree, quindi aggiornare i registri di osservazioni delle specie non indigene laddove e dare ad alta intensità di allevamento. Sempre per le specie non indigene, oltre a monitorare dove e mappare le aree, anche avere informazioni su quella che è l'abbondanza e la distribuzione di queste specie e quindi condurre delle indagini che mettano. Concludo con altri due o tre aspetti importanti. Uno era la fauna ittica. La fauna ittica in questo caso non viene valutata in termini di pesca, ma in termini di pura biodiversità, quindi di ricchezza di specie. Il monitoraggio viene fatto attraverso delle attività di censimento visivo di alcune specie target. E inoltre un'attività importante del monitoraggio è quello di condurre delle attività di informazione sia e sensibilizzazione sia nei confronti della pesca professionale che attraverso che quella sportiva per una gestione corretta di queste specie. Non si conosce in realtà bene, anche se sono stati oggetto di numerose attività di studi anche internazionali, quella che è l'abbondanza ad esempio di queste specie. Quindi le attività previste in questo caso sviluppano un sistema innovativo che è quello delle osservazioni aeree. Un dato significativo per quanto riguarda la distribuzione e l'abbondanza. Infine, l'ultimo aspetto per quanto riguarda questa piattaforma è quello relativo alla rifauna marina. Anche in questo caso gli app informativi riguardano abbondanza e distribuzione delle specie target. In questo caso sono state considerate 10 specie, di cui 8 sono specie marine nidificanti, all'interno delle zone riproduttive, e più soprattutto sottolineerei la marcatura con dei microchip in alcuni esemplari catturati. Come vedete quindi le attività previste in questa piattaforma sono estremamente eterogenee e impegnative proprio per la natura delle specie e degli habitat che la caratterizzano. Allora ricordiamo che la piattaforma 2 comprende le specie, gli habitat e le specie aliene, questo per la discussione. E passiamo alla piattaforma 3 che invece è inerente alla pesca. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Tommaso Russo e sono ricercatore, lavoro a Roma presso l'Università di Tor Vergata e sono in sostituzione della dottoressa Maria Teresa Spedicato, che era il referente coordinatore per i lavori nell'ambito della piattaforma sottoprogramma Terra della strategia marina. E io vi racconterò brevemente, riagganciandomi anche
alla presentazione fatta dalla collega Di Girolamo qual è stato il razionale del lavoro che abbiamo condotto. Come Irene diceva, siccome le finalità della piattaforma 3 sono relative al monitoraggio delle attività e degli impatti della pesca, ma uno dei punti cardine della strategia marina è quella della parsimonia e della valorizzazione delle attività che sono già condotte di fatto dal mondo della ricerca e dalle istituzioni, il lavoro che noi abbiamo articolato è stato fondamentalmente un'integrazione, una valorizzazione di una serie di attività già esistenti, in particolare condotte nell'ambito del Programma Nazionale Raccolta Dati. Il Programma Nazionale Raccolta Dati, se vogliamo, è uno degli antenati della Marine Strategy come la conosciamo adesso, perché già da anni le istituzioni, ovviamente a livello comunitario, si sono date come obiettivo quello di andare a raccogliere in maniera sistematica una serie di informazioni relative sia ad alcune risorse, quindi specie sfruttate di interesse per l'uomo, sia rispetto agli ambienti stessi e alle attività che l'uomo esercita in mare. Il descrittore 3 ha un obiettivo molto ambizioso, in coerenza con quello degli altri descrittori della Marine Strategy, cioè porre le attività antropiche e più in generale l'impatto, diciamo, l'interazione tra l'uomo e le risorse in condizioni tale da garantire, in un'ottica di sviluppo sostenibile, che queste popolazioni siano preservate entro limiti sicuri. Ovviamente questo obiettivo si estende agli ambienti, perché come l'ecologia ci insegna, la protezione e la salvaguardia delle risorse non può prescindere da un controllo dell'azione dell'uomo nei vari ambienti. E dal punto di vista anche, se vogliamo, della mia esperienza del lavoro in questa piattaforma, è stata un po' una sfida. Abbiamo compiuto un percorso comune che ci ha condotto a collocare e armonizzare quello che è il lavoro che ci accingiamo a fare anche alla nuova politica comune della pesca recentemente approvata. Quindi, brevemente, cercherò di fare una carrellata molto rapida di come sarà articolata l'attività. In coerenza con quello che già si fa in ambito raccolta dati, saranno ampliati e utilizzati i dati raccolti nell'ambito di survey e quindi di survey non dipendenti dalla pesca, i famosi, sicuramente alcuni di voi li conoscono, i tre survey principali, Solemon, Mediz e Medias, che per, diciamo, centrare gli obiettivi di applicazione della Marine Strategy a tutti e tre i sottobacini del Mediterraneo saranno probabilmente ampliati, almeno questo è nelle intenzioni. Questi survey permettono fondamentalmente di avere un quadro delle popolazioni a mare, delle risorse sfruttate e anche di alcune non sfruttate. Per completare questo quadro è necessaria l'integrazione con i dati fishery dependent, che fondamentalmente servono a valutare l'entità della mortalità e del prelievo esercitato dall'uomo, e quindi a separare la componente di prelievo attivo da quella indiretta collegata per esempio al degrado degli ambienti o comunque alle interazioni più complesse. Infine, nel mezzo, diciamo, ci sono una serie di attività legate alla valutazione degli impatti economici e sociali della pesca, perché uno dei punti cardine della politica comune è quella di un approccio che tenga conto anche della dimensione antropica intesa come personale impiegato nel settore della pesca e dell'acquacoltura e via dicendo. In sovrapposizione e in integrazione con altre piattaforme sarà condotto per esempio il monitoraggio della pesca su habitat di fondo, e quindi mentre altri contribuiranno a tracciare un quadro più completo della distribuzione dei vari ambienti nei mari italiani, noi contribuiremo, o diciamo abbiamo contribuito a tracciare le basi per una raccolta di informazioni relativa all'azione dell'uomo in questi habitat. Ma, cosa altrettanto importante, siccome la valutazione delle risorse è fatta non soltanto di dati, ma anche di metodi, ed esiste un, diciamo, acceso dibattito internazionale in vari ambiti, a livello di varie istituzioni, su quali sono le metodologie più coerenti per formulare dei giudizi sullo stato delle risorse, saranno condotte attività, diciamo, di ricerca finalizzate allo sviluppo e test di indicatori.
Ancora, siccome esistono già dei protocolli relativamente consolidati, penso al Fishing for Litter condotto nell'ambito della campagna Mediz per la raccolta di rifiuti sul fondo, tra le attività condotte nell'ambito di questo descrittore ci sarà anche quindi un affiancamento delle attività condotte per il descrittore 2. E infine, sempre relativamente a un'attività che è a cavallo tra la ricerca, finalizzata però allo sviluppo di formulazioni più coerenti e più efficaci di GES e Target, sarà condotta prima una fase conoscitiva per la definizione dei gruppi funzionali a livello trofico e poi una fase applicativa vera e propria basata su metodologie come quella degli isotopi stabili. Sempre ricollegandomi alla presentazione di Irene, ci terrei a sottolineare come per sua natura le attività di pesca sono un po' alla frontiera anche per quanto riguarda il discorso transnazionale dell'applicazione della Navy Strategy, e quindi da questo punto di vista noi speriamo che giochino un ruolo anche di traino rispetto ad altre attività, perché uno dei punti cardine è il continuo raccordo tra stati, per esempio, che sfruttano le stesse risorse, come avviene in Adriatico. No, c'è Tommaso, abbiamo fatto le slide. E con questo ho completato. Se lo vuoi fare tu, fallo te, basta ce lo dite prima. Ok, scusate un attimo, abbiamo una questione di tipo organizzativo. Sì, volevo sottolineare un aspetto che a mio avviso per il descrittore te e per questa piattaforma è particolarmente importante, ed è quello che la strategia marina prevede già nel suo razionale, ovvero la necessità di utilizzare, oltre il buon senso, un approccio ecosistemico nei confronti di queste tematiche, quindi di considerare, oltre agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale che sono strategici, anche tutti quegli aspetti che riferiscono alla dimensione sociale e alla dimensione economica, e quindi allo sviluppo sostenibile in qualche modo di queste attività. Quindi è importante che i programmi di monitoraggio siano organizzati e poi realizzati considerando tutte e tre le componenti. Passiamo alla piattaforma 4 rapidamente, perché i tempi sono brevi e la discussione è la cosa più importante, quindi vorrei rapidamente accelerare sulla presentazione dei dettagli sui programmi, e interviene per noi Francesco Regoli dell'Istituto Politecnico delle Marche, che sostituisce il professor Mazzola, un po' a conferma di quanto diceva Irene di questo gioco di squadra, e quindi sostituisco soltanto perché Ancona è geograficamente più vicina rispetto a Palermo. Aspetta però che non vedo, guarda, F1 contro la... Allora, io innanzitutto ringrazio e cercherò di farla abbastanza breve, devo un attimo soltanto capire, eccoci. Programma, la piattaforma che si occupa di nutrienti e contaminanti ambientali. Per quanto riguarda i nutrienti ci sono larghe interazioni con la piattaforma 1, quindi io qui ho riportato alcune delle sintesi dei programmi che sono stati definiti, ma cerco anche, per venire incontro ai tempi, di non starveli a leggere, ma semplicemente di evidenziare per quanto possibile quelli che possono essere gli obiettivi principali e le interazioni con gli altri programmi. Bene. Per quanto riguarda carichi di nutrienti, il programma si prefigge soprattutto la copertura di alcuni gaps informativi relativamente ad alcune vie di apporto e di deposizione che sono meno investigate, meno controllate rispetto a quelle che sono invece più tradizionalmente oggetto di attività di controllo. Mi riferisco al carico di nutrienti da deposizione atmosferica, prima ricordavo Irene di nuovo quanto è importante, quanto sappiamo poco relativamente a questo fenomeno, quindi
questa parte del programma ha l'obiettivo di curare un pochino questi aspetti con sistemi di monitoraggio della deposizione in situ, deposizione umida, deposizione secca, studi che verranno fatti sia offshore che identificando invece delle specifiche stazioni offshore. Carico di nutrienti da fonti fluviali, anche in questo caso sono evidenti le interazioni con le attività della piattaforma 1. Sostanzialmente si tratterà di monitorare e di fornire dati aggiornati su quelli che sono il carico di nutrienti alla foce dei fiumi e la portata dei fiumi stessi. Monitoraggio di nutrienti da fonti urbane, quindi con un'attenzione particolare soprattutto ad alcuni hotspot legati, come dire, ai sistemi di depurazione, all'obiettivo più generale di verificare, di valutare se le interpolazioni statistiche che normalmente vengono utilizzate per la stima di azoto e fosforo sugli agglomerati maggiori di 2.000 abitanti equivalenti sono effettivamente uno strumento utilizzabile. Quindi ci saranno anche in questo caso delle zone costiere prese un pochino come modello di studio, identificando impianti di depurazione che per tipologia possano avere caratteristiche diverse. Il carico di nutrienti da acquacultura, un altro elemento talvolta meno attenzionato rispetto a certe normative e linee guida. Anche in questo caso è stato molto difficile, se non impossibile, stabilire come dire, delle procedure di campionamento uniformi, perché ovviamente saranno assolutamente sito-specifiche in funzione delle caratteristiche ambientali dei siti, ma anche delle caratteristiche zootecniche e delle tipologie di allevamento. Quindi di nuovo si cercherà di capire e tra l'altro come attività a supporto di questo monitoraggio ci sono dire sviluppi e validazioni di modelli previsionali informatici, quindi tool che possano essere facilmente trasferibili alle amministrazioni pubbliche per stimare i flussi nutrizionali proprio legati alla presenza di queste diverse tipologie di allevamenti in ambito costiero. Per quanto riguarda la parte contaminanti ambientali, anche in questo caso, come dire, il programma principale è suddiviso in quattro sottoprogrammi che possono sembrare apparentemente simili, ma che in realtà hanno degli elementi di diversità e anche di innovazione ritengo molto importanti. Sottoprogramma sulla concentrazione dei contaminanti, sugli effetti dei contaminanti, come dire, è evidente che non necessariamente la presenza induce un effetto, input dei contaminanti e poi un sottoprogramma opzionale sulla presenza dei radionuclidi. Sottoprogramma la concentrazione dei contaminanti, ovviamente gli obiettivi sono quelli di sostanzialmente coprire alcuni gap informativi relativi ad una non completa copertura geografica, anzi talvolta piuttosto eterogenea, sulla mancanza di informazioni relativamente alla presenza di contaminanti in determinate specie ed habitat dominanti, soprattutto la mancanza di criteri oggettivi di integrazione, di interpretazione talvolta che possano dare come dire, una lettura, un significato di questi risultati. Vi sono ovviamente numerose integrazioni con le altre piattaforme, così come con programmi di monitoraggio già esistenti. Non voglio ripetere la ovviamente presenza di programmi che le regioni già portano avanti per la classificazione dello stato chimico nelle acque, nei sedimenti, nel biota, con modalità e frequenze che sono diverse. Ovviamente, come dire, le attività previste in questo programma ne devono tenere conto e non devono essere ovviamente una ripetizione, ma piuttosto ci deve essere una sorta di sinergia tra quelle che sono le due diverse tipologie di programmi. Va bene? Le aree che saranno oggetto di monitoraggio, anche in questo caso la faccio breve, cerchiamo di mettercele un pochino tutte per tipologia, per vicinanza a costa ma anche offshore, aree che siano già ipoteticamente classificabili come non contaminate, relativamente incontaminate o fortemente contaminate. Privilegiando, come dicevo, anche alcune specie
soprattutto per quanto riguarda il biota, che siano, come dire, diverse da quelle che spesso si analizzano e che possano darci delle informazioni aggiuntive in quanto specie estremamente importanti in certi habitat o magari legate a processi più ampi come la biomagnificazione lungo le reti trofiche. Per i sedimenti, come dire, c'è una ipotesi di utilizzo di questi dati anche per la caratterizzazione dei dati geochimici di background che possano quindi fornire una mappatura ben più evidente, diciamo, di quello che è la nostra situazione. Parametri monitorati sono tutti quelli ovviamente inclusi nell'elenco delle sostanze di priorità, tutti quelli per i quali esistano degli standard di qualità ambientale in almeno una matrice ambientale e ovviamente, ripeto, una delle, come dire, obiettivi finali è anche quello di cercare di sviluppare, di analizzare poi tutta questa enorme quantità di dati attraverso degli indici sintetici che quindi ci facciano un pochino fare un passo in avanti rispetto all'approccio meramente tabellare di presenza di qualche valore che supera una normativa, uno standard di qualità ambientale, ma cercare di avere delle valutazioni appunto più integrate di quello che può essere la qualità chimica. Gli effetti dei contaminanti, degli obiettivi sono i soliti che abbiamo già descritto, ma è estremamente importante ed è estremamente innovativo, ritengo, trasferire quello che a livello scientifico già da tempo si fa in uno strumento invece gestionale. Bene, molto spesso c'è un po' di paura a utilizzare o a gestire gli effetti biologici proprio per la loro grande variabilità, ma è un aspetto di fronte al quale non ci possiamo ovviamente tirare indietro. Obiettivi, implementazione e validazione di criteri di integrazione ponderata. Per effetti biologici, vi dico, si intenderà da una parte il bioaccumulo, cioè la possibilità che certe sostanze presenti nell'ambiente possano essere effettivamente accumulate e potenzialmente trasferite lungo una rete trofica, e questo è fondamentale soprattutto in un ambiente come il Mediterraneo, in cui, come dire, determinati standard di qualità ambientale anche per il biota che ci vengono dalla comunità europea non tengono in considerazione delle specificità tipiche del bacino mediterraneo, come le anomalie geologiche del mercurio, come l'anomalia geologica dell'arsenico in Adriatico, per cui determinati valori che sono tipici o che possono essere ritrovati in certi paesi o in certi mari del nord non sono applicabili al contesto mediterraneo. Per quanto riguarda gli effetti biologici, ci sarà una valutazione di quelle che sono le prime risposte a livello molecolare, a livello cellulare, quindi quelle che ci possano effettivamente dare un'indicazione non solo se certi organismi accumulano contaminanti, ma anche eventualmente quali sono i segnali che ci possono far presumere una possibile compromissione dello stato di salute di un organismo. Ho sentito spesso parlare di microplastiche. Bene, dati che abbiamo molto recenti ci dicono che le microplastiche non solo sono presenti in quantità enormi nell'ambiente, ma hanno anche una grandissima capacità di accumulare contaminanti idrofobici presenti nell'acqua, di trasferirli agli organismi. Nei mitili che abbiamo finito di analizzare qualche settimana fa, oltre a variazioni del sistema immunitario, vi dico soltanto che abbiamo misurato la modulazione di oltre 2000 geni, va bene, che vengono modificati dall'ingestione delle microplastiche. Quindi questo per dire quanto possa essere fondamentale introdurre in questi concetti di valutazione la stima dell'effetto. Input dei contaminanti, in qualche modo andare a coprire o andare a fare un censimento
investimento un pochino più mirato di alcune ben precise fonti di possibile emissione di queste sostanze che si possano trovare sia lungo la linea di costa, mi riferisco per esempio a determinati fiumi, che offshore, piattaforme, rigassificatori ed altri possibili porti e via discorrendo. Infine, il sottoprogramma Radionuclidi, per coprire quella che è un pochino, come dire, un aspetto sul quale il nostro paese è un pochino rimasto indietro, cioè definire i livelli di background, definire possibili strategie di monitoraggio per i principali radionuclidi, sia naturali che artificiali, e al tempo stesso acquisire formazioni, informazioni, dati scientifici che attualmente nel nostro paese, ripeto, sono un pochino più limitati, su quelli che di nuovo possono essere gli effetti biologici legati alla presenza e alla diffusione di questi composti particolari. Spero di non avervi annoiato troppo e di questa carrellata Grazie Francesco Regoli, passiamo alla piattaforma 5, in sostituzione del dottor Stacchini abbiamo il dottor Tommaso Petocchi dell'ISPRA e la dottoressa Di Girolamo, che mi diceva che voleva partecipare a questa, su questo programma. Il vantaggio che è pieno di rappresentanti in questa sala, siamo io, la dottoressa Ercolessi, abbiamo lavorato ci siamo tutti. Allora, Tommaso ha preparato qualche slide, tre o quattro molto rapide, così ci dà un qualcosa su cui poi dopo ragionare. Ti chiudo un attimo e... Ah, vi ringrazio, sono Tommaso Petocchi, appunto ho partecipato al lavoro della piattaforma 5, appunto sui contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano. La piattaforma, capofila di questa piattaforma era appunto il dottor Stacchini dell'Istituto Superiore di Sanità, quale persona incaricata e individuata dal Ministero della Salute. È una piattaforma particolarmente complessa, mi viene da dire, perché per quanto apparentemente intuitivo le attività di monitoraggio che potranno essere fatte, in realtà è una piattaforma su cui convergono diversi interessi, quindi non solo quelli ambientali ma anche quelli poi sanitari e produttivi. Vado brevemente direttamente a ciò che è stato deciso nell'ambito della piattaforma dei contaminanti chimici. Per quanto riguarda questo specifico elemento, l'obiettivo è stato appunto di acquisire informazioni sul livello di contaminazione del pescato consumato e contestualizzarlo poi nell'ambito della valutazione della qualità dell'ambiente marino. Premetto che ci sono già delle normative che appunto prevedono il monitoraggio dei contaminanti nel pescato e l'obiettivo è quello in qualche modo di sfruttare al meglio possibile queste normative esistenti nel quadro poi della strategia marina. Uno dei principali gap, ad esempio, è stato individuato qual è la georeferenziazione poi dei campioni di provenienza nazionale e quindi individuare poi quella che è l'origine eventualmente della contaminazione del pescato. Le attività saranno sinteticamente quelle di effettuare un monitoraggio sia a livello costiero ma anche offshore, superficiale e profondo, per la ricerca di diversi contaminanti, in primis quelli già normati, quindi metalli pesanti, IPA e diossine, in diverse specie di pesci, molluschi, crostacei, echinodermi, altri organismi edibili, e ci sono poi parametri aggiuntivi di cui si valuterà appunto la possibilità di fare ulteriori indagini non attualmente normati, su cui rimane in alcuni casi una problematica legata alla validazione delle metodiche.
C'è poi un sottoprogramma opzionale che nell'ambito della piattaforma si è ritenuto importante comunque inserire, fermo restando che la realizzazione poi di questo sottoprogramma è condizionata all'individuazione di sinergie con il Ministero della Salute, ed è quello appunto del monitoraggio dei contaminanti microbiologici. Sappiamo bene quanto anche questo elemento rappresenti comunque un aspetto importante nella valutazione complessiva del buono stato ambientale. E anche qui abbiamo delle normative già esistenti che prevedono un monitoraggio sia a livello di aree destinate alla produzione di molluschi, in particolare sul fronte ambientale, sia sul fronte sanitario, i regolamenti specifici sul prodotto e inerenti la sorveglianza sanitaria delle aree di produzione. Anche qui quindi sono state individuate delle specie potenzialmente target e la scelta di monitoraggi costieri ma anche offshore, perché sappiamo ci sono delle aree di produzione potenzialmente anche sfruttabili offshore. I parametri individuati sono quelli da normativa, quindi coliformi fecali per quanto riguarda il 152, le Escherichia coli e la salmonella per quanto riguarda le normative sanitarie, ed eventualmente qualora possibile parametri aggiuntivi quali virus enterici anch'essi di origine di impatto antropico o altre batterie autoctone che hanno comunque una valenza ecologica e sanitaria. Ringrazio. Non so se qualcuno vuole aggiungere, se volete aggiungere qualcosa. Sì. No, io volevo aggiungere c'è questo. Solo due cose, che questo sottoprogramma è proprio uno di quelli che rientra di più in tutti i discorsi che abbiamo fatto all'inizio, quindi sulle sovrapposizioni. Perché? Perché chiamandosi contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano, è chiaro che la normativa sanitaria è la normativa più cogente nel nostro paese, fortunatamente, perché va a tutelare la salute pubblica. Quindi gran parte di tutte, cioè le analisi che ci richiedeva la direttiva europea, che ci ha indicato espressamente che la contaminazione chimica dovesse essere valutata sulla base del regolamento 1881, è chiaro che ci ha limitato molto e dato molto i limiti per il nostro lavoro, i confini. Il problema quindi in questo caso particolare non è tanto andare a fare delle analisi, quanto capire come le analisi che già vengono fatte nelle normative possono essere usate a fini ambientali, perché sono tutte analisi sanitarie. La cosa più immediata è quella che diceva Tommaso, cioè non abbiamo la georeferenziazione dei campioni su cui vengono rilevate le contaminazioni, quindi non potendo avere una georeferenziazione noi non sappiamo da dove arriva quella contaminazione, il che da un punto di vista sanitario è assolutamente ininfluente e quindi non è prevista in nessuna normativa una georeferenziazione, ma dal punto di vista ambientale è essenziale. E quindi il nostro problema sarà questo, stiamo lavorando molto con il Ministero della Salute, così come stiamo lavorando sulla parte microbiologica, cioè le analisi microbiologiche sui molluschi vengono fatte, il problema è che anche lì non si georeferenziano e soprattutto non si mettono a comune tra i diversi zooprofilattici i risultati delle analisi che vengono fatte. A livello nazionale non si ha un quadro complessivo. Allora, in questo senso, il lavoro che faremo molto, adesso poi ci saranno senz'altro delle attività integrative, ma su questa piattaforma in particolare il lavoro grosso che dovremo fare è un lavoro di coordinamento tra tutti i corpi dello Stato che hanno competenze. In questo poi le ARPA e gli zooprofilattici, cioè i laboratori periferici, avranno un ruolo fondamentale. Però appunto sarà importante proprio mettere a sistema informazioni che, proprio perché informazioni sanitarie, già esistono. Quindi poi dovremmo trovare degli ambiti che ancora sono scoperti, ma non sono tanti, perché l'abbiamo visto, sono ridotti. Il problema sarà metterli tutti a sistema e georeferenziarli, soprattutto per la pesca. Sì, allora aggiungo anche qualcosa, che oltre le analisi di tipo sanitario servono anche le analisi di tipo ambientale, ai sensi della 152, e quindi l'integrazione dei dati raccolti, che sono diversi, perché
i batteri che sono considerati sono diversi, parliamo di salmonella in un caso, di Escherichia coli in un altro, certo, di coliformi, e quindi è assolutamente indispensabile che le analisi vengano fatte dalle ARPA o dagli istituti zooprofilattici o comunque dagli istituti competenti, che poi questo vale per molte regioni ma non proprio per tutte. Abbiamo fatto un'indagine come ISPRA vedendo il grado di copertura a livello nazionale, quindi sappiamo che abbiamo un buon grado di copertura ma che ci sono alcuni dark spot, chiamiamoli, no? Che vanno assolutamente colmati. Sì, e poi abbiamo l'esigenza di mettere, come dicevi tu e come appunto abbiamo sollecitato più volte, e siamo contenti che questa necessità sia stata recepita, di mettere a sistema, appunto, di integrare i dati sanitari con i dati ambientali. Rendere ambientali i dati sanitari. Diciamo che potrebbe essere bidirezionale, sarebbe importante. Sarebbe importante, perché ti porto un esempio. Così ero ieri a un meeting internazionale nel quale è stato lanciato l'allarme un aumento incredibile delle patologie dei molluschi allevati e in particolare delle ostriche. Per condizioni ambientali che variano, e quindi la virulenza nel caso di alcuni agenti patogeni, di alcuni virus, aumenta incredibilmente, quindi massive mortalità, perdite economiche, problemi sociali dovute in realtà poi a una condizione ambientale non appropriata, non un buon stato ambientale. Quindi è bidirezionale, l'ambiente sulla salute e la salute sull'ambiente. Assolutamente. Però non apriamo la discussione, passiamo alla piattaforma, rapidamente alla piattaforma 6, non c'è la 7 che è l'ultima piattaforma sul rumore e presenta... Non abbiamo nessuno purtroppo per la piattaforma 6, che invece so che era importante per i problemi del degassificatore, insomma che era qualcosa che forse avevamo bisogno di avere. Ormai ho imparato. Allora, l'avevi caricata, sì, vero? Si chiama programma? Okay. No, non ce la posso fare. Buongiorno a tutti, sono Marta Ravini, lavoro per l'ARPA Marche e ho rappresentato le ARPA dell'Adriatico nella piattaforma del gruppo di lavoro, appunto, che si è occupato di definire il piano di monitoraggio per il rumore sottomarino. Il programma di monitoraggio si suddivide in due sottoprogrammi, poiché due sono le tipologie di sorgenti principalmente, diciamo, che si possono distinguere, diciamo, derivanti dal rumore di origine antropica, cioè introdotto dall'attività dell'uomo nel mare. Una, diciamo, riguarda i suoni impulsivi di elevata intensità ma di frequenza media e bassa, e l'altro i suoni continui a bassa frequenza. Perché il rumore? Il rumore sappiamo che alle basse frequenze può essere dannoso soprattutto per la fauna marina, in particolare per i cetacei, che come tutti sappiamo comunicano attraverso dei sistemi, diciamo, a bassa frequenza, e se vengono superati dei valori di soglia importanti si possono, diciamo, causare fenomeni come disorientamento, se non addirittura delle lesioni di questi animali. Per quello che riguarda i suoni impulsivi, l'obiettivo del piano di monitoraggio è acquisire le informazioni sulla presenza, le caratteristiche e la distribuzione spazio-temporale dei suoni impulsivi generati appunto dalle attività antropiche nei nostri mari, per valutarne l'impatto cumulativo sulla fauna marina attraverso l'implementazione di un registro nazionale, un database georeferito. I suoni impulsivi di cui vi parlo sono quelli relativi ad esempio alle prospezioni geosismiche, che utilizzano dei sistemi di ergan, cioè delle vere e proprie esplosioni, installazione di pali per la costruzione di piattaforme o per estrazione di petrolio e gas, costruzione di strutture sulla costa, installazione di parchi eolici offshore, sonar navali o esercitazioni con ordigni esplosivi, brillamento di residui bellici.
L'obiettivo è appunto creare un registro che possa tenere conto di tutta, della presenza di questo tipo di sorgenti nel mare. Attività ulteriori che potrebbero essere realizzate solo diciamo al conseguimento e al reperimento di opportune risorse economiche è la verifica e i controlli in mare di ottemperanza alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di valutazione di impatto ambientale, individuazione e quantificazione di componenti impulsive nelle azioni di monitoraggio del rumore continuo, un costante coordinamento con la rete di monitoraggio degli spiaggiamenti e la valutazione degli impatti attraverso l'applicazione di modelli matematici. Per quello che riguarda i suoni continui a bassa frequenza, invece, l'obiettivo principale è colmare la mancanza della linea di base, diciamo, di quella, dello stato conoscitivo, per quello che è il rumore sottomarino a livello di ciascuna sottoregione, cioè del Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mare Ionio e Mediterraneo centrale, necessario per valutare poi i trend nei livelli di rumorosità. La sorgente principale, la sorgente è quella dovuta al traffico marittimo e quindi come si pensa di realizzare questo monitoraggio? Mediante l'installazione di piattaforme d'ascolto, almeno una per ogni sottoregione, ad integrazione di una rete che comunque è già esistente e la generazione di mappe del rumore. Inoltre l'istituzione di un registro delle emissioni di rumore da parte delle navi. Anche qui si sono individuate attività opzionali ulteriori, aggiuntive, sempre nell'eventualità di avere disponibilità di risorse economiche, che sono l'individuazione delle sorgenti a maggior impatto, la preparazione di mappe e statistiche dei livelli misurati e dei livelli di rischio per i cetacei e altri organismi per la valutazione della correlazione tra pressione ambientale dovuta al rumore continuo e lo stato dell'ecosistema, la sperimentazione di modelli interattivi per la simulazione della diffusione del rumore, lo sviluppo di strategie di mitigazione del rumore di origine navale, la sperimentazione di metodi e di analisi di impatto su diversi organismi marini, la messa a punto dei valori di soglia di riferimento in funzione dei risultati delle attività di monitoraggio. Ho concluso, grazie. Grazie. Allora possiamo aprire la discussione. Io proporrei a chiunque voglia prendere la parola di dichiarare il suo nome, cognome, istituto di riferimento, in modo tale, ci conosciamo, molti di noi ci conosciamo già, in modo tale che tutti abbiano la possibilità di sapere chi parla. Abbiamo un microfono che possiamo passare sulla sala? Quello? Quello, bello. Questo. Forse questo. No, quello è il nostro. È vostro questo? No, quello. No, quello. Quello non si può toccare, quello credo che possa girare. Grazie. Giuseppe Prioli. Presidente dell'AMA, l'Associazione Molluschicoltori. Sì, grazie anche della presentazione. No, io chiaramente come rappresentante soprattutto di aziende di acquacoltura, ma soprattutto di molluschicoltura, non posso che essere contento. Ci dovresti girare perché sì. Potrei essere anche contento. Scusate, chi c'è lo spazio? Se lo volesse essere ripreso lo vedere. No, non ho problemi, più che altro per la telecamera. Per chi ti vede. Dicevo, non posso essere che contento di questo progetto, di queste iniziative che stanno andando avanti sul discorso dell'ambiente, anche perché i molluschi, come dico sempre, sono quelli che subiscono più di tutto l'ambiente nella loro vita, anche perché spesso vengono presi sempre come diciamo così, specie target, e che non è che ci fa sempre piacere, perché poi più si studia più si trova, quindi a volte se prendeste altre specie oltre ai mutri sarebbe meglio. Se no, adesso ho saputo che ci sono non so quante variazioni genetiche all'interno di noi, speriamo che non giunga la gente che pensa che sia geneticamente modificata. Comunque, al di là delle battute, è chiaro che questo non è una battuta, però è una cosa importante, Giuseppe, che hai detto, perché la comunicazione deve essere ben trasferita, perché ci possono essere degli allarmismi e misunderstanding che non aiutano poi il settore, no? Quindi è un punto importante. Beh, cioè,
in un incontro pubblico mi sono trovato con persone che detto, è vero che non bisogna mangiare il pesce d'allevamento perché è contaminato, insomma. Comunque, al di là di questo, io credo che sia molto interessante. Ci sono alcuni punti, ciò che credo che non si potesse mettere esplicitamente nel tema pesca anche l'acquacoltura, però mi sarebbe piaciuto vedere pesca e acquacoltura, visto che è una delle tematiche molto importanti. Su alcuni temi siamo stati tirati in ballo, ad esempio sul marine litter, sulle calze, diciamo, sul problema delle calze. È un problema molto serio, si collega un po' anche col tema del recupero dei rifiuti e di quello che viene fatto all'interno. Mi fa piacere che, come ha detto Bortone, si arriva alla definizione di un piano per tutti i porti, per la raccolta dei materiali. Al momento quello che mi risulta è solo la provincia di Rimini che ha fatto un bando alla capitaneria per raccogliere questo, e ci sono i contagi dove viene raccolto il materiale e soprattutto calze. Il grande materiale sono le calze. È chiaro che in questo contesto c'è anche un altro problema, faccio un inciso. Chi si fa carico del costo di quello che è più sparco dei pescherecci? Non è acquacoltura, però visto che lo viviamo direttamente, io abito a Cattolica e vivo sul porto, quindi credo che non esista nulla a costo zero. Quindi di solito, come avviene lì, il tutto viene ripartito sui pescatori, perché il bando dice che non si paga, e quello è a carico della ditta, ma non ho visto alcuna ditta che si fa carico di un costo pubblico. Quindi alla fine lui dirà che invece di costare 5 costerà 6,5 tutto il servizio. Quell'altro è gratis, ma quell'altro costa di più. Quindi anche lì bisognerà pensare come lavorare su questo e come far sì che effettivamente sia. Magari assimilandolo ai rifiuti urbani e spalmandolo sulla bolletta di tutti i cittadini, non solo di 50, 10 o 20 pescatori. Questo sarebbe importante. Ma tornando ai molluschi, noi su questo stiamo lavorando molto. Abbiamo presentato, dicevo prima, due progetti, uno in Campania e uno in Veneto, nell'ambito dei FEP, per utilizzare il sistema neozelandese, quindi senza l'uso di calze, ma solo cartone biodegradabile. Bene, il problema è che noi l'abbiamo presentato 2 anni e mezzo fa. Quando ci risponderanno queste regioni se questi progetti possiamo portare avanti o meno? Punto interrogativo. Visto che se io tardo 10 minuti a portare una domanda ma la bocciano, le regioni però ci mettono 2 anni e mezzo per decidere se può essere finanziato o meno, punto interrogativo, ancora non lo sappiamo, quindi anche su questo ci sarebbe da ragionare. E quindi l'idea è quella di andare a lavorare su strutture, strumenti che possono essere meno impattanti. Su questo c'è da discutere, però, sul discorso delle alze, sulle zone allocate all'acquacoltura, perché se servono metri di profondità maggiori, e attualmente siamo sui 10 metri, se servono i 20 metri, bisogna capire se c'è spazio per questo. Noi in Emilia Romagna una domanda l'abbiamo fatta, però c'è stato risposto che a largo non si può, quindi bisogna anche capire come su questo lavorare. Abbiamo anche altri progetti, partecipiamo al progetto indirettamente che è Defisgir su reti dismesse o altro. Abbiamo chiesto con forza di inserire in questo progetto anche la parte relativa alle calze, allo smaltimento dei rifiuti, anche per trovare sistemi di smaltimento di questo. È un problema, è un problema anche per le ditte che attualmente lo smaltiscono, perché è difficilmente gestibile dalle macchine che poi devono rompere e poi mandare l'incenerimento e via dicendo. Noi vorremmo recuperarlo, perché poi il propilene che è recuperabile, abbiamo già fatto delle prove, il problema è togliere l'organico che c'è attaccato. Una cosa positiva, noi abbiamo avuto quest'anno il primo certificato di carbon credit, cioè noi abbiamo certificato che sottraiamo CO2 dall'ambiente. Chiaramente evitiamo tutto il processo finale, però resta il fatto che al di là della parte, diciamo così, tecnica che poi definisce da quando si misura almeno, però resta il fatto che sicuramente la monocultura è quello meno impattante dal punto di vista ambientale della CO2, cioè quello che consuma, soprattutto quella che viene fatta con impianti di un certo tipo, consuma meno CO2 per produrre poi della sostanza del cibo, della sostanza organica che poi viene consumata. Quindi sono tutti temi positivi. E altro tema, io
so che questo, qui posso andare a toccare un tasto delicato, anche sul discorso dell'autofizzazione vorrei che si mantenesse dell'equilibrio, perché l'acquacoltura, la monocoltura vive sulla disponibilità di nutrimento, quindi anche su questo cercare di capire qual è il limite entro il quale, perché se il problema è la balneazione e quindi le acque cristalline caraibiche, o se il problema è creare un contesto di un certo tipo, dubito che l'Adriatico si arrivi, perché comunque tutte queste piogge, qui parlo nel tempio di questo, quindi mi permetto solo di accennarlo, portano tonnellate e tonnellate di metri cubi di acqua che hanno nutrimenti interni, quindi io credo che sarà difficile porre una barriera su tutta questa, su tutta questa cosa, bisogna trovare il modo. Tra l'altro i molluschi in Emilia Romagna produciamo 20.000 tonnellate di molluschi, quanta sostanza organica, tra virgolette, sottraiamo con questo? 5-6.000 tonnellate di vongole, 13.000 tonnellate di vongole veraci, quindi dall'idea di cosa i molluschi tra l'altro possono fare per sottrarre questo materiale all'ambiente. Scusate, ho fatto lunga e vi ringrazio. Informativo, tra l'altro, dà una certa garanzia, un sistema informativo che a me piace molto perché è molto a un GIS, fatto molto bene, lo conoscete naturalmente, e che quindi permette di sovrapporre vari elementi geografici e dà anche una certa garanzia di aggiornamento costante, perché coinvolge sia gli istituti che dovranno caricare i loro dati in automatico dai sistemi informativi, le ASL che fanno i prelievi e le regioni, e le ASL sulla base dei nostri esiti dovranno andare a chiudere, aprire le aree di pesca, e quindi necessariamente gli istituti dovranno caricare in modo tempestivo i dati. Per esempio noi nelle Marche ci stiamo organizzando per caricare i dati quotidianamente. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'Istituto Zooprofilattico delle Marche, il Centro di Referenza su questo argomento, perché abbiamo lavorato per 2 anni con il Centro di Referenza e devo dire ha aiutato moltissimo a creare la base dei dati che poi abbiamo utilizzato nella valutazione iniziale e poi per definire i GES e i target. Sia per la parte chimica ma anche per la parte microbiologica, quindi un istituto che ha aiutato moltissimo e lasciatemi dire funziona benissimo, quindi vi ringrazio del supporto dato veramente. Chiedere, perché avete parlato dei contaminanti, siccome noi abbiamo anche dati sui contaminanti chimici, mi chiedevo però perché si è parlato solo di mitili, perché per esempio sull'Adriatico le vongole coprono tutta la costa, mentre i mitili no, nel senso che i mitili abbiamo diversi allevamenti ma che non danno una copertura costante, quindi mi chiedevo, quindi abbiamo dati più, diciamo, con una copertura maggiore sulle vongole. Anche per dipende dalle regioni, a seconda delle sottoregioni abbiamo utilizzato magari appunto in un caso più le vongole, in un caso più i mitili, a seconda delle specificità produttive delle diverse aree.
Buongiorno, mi chiamo Sergio Caselli, sono rappresentante di Lega Pesca in Emilia Romagna. Ma anch'io, come chi mi ha preceduto, mi complimento con l'iniziativa e con i contenuti che sono stati qui illustrati, che oltre che essere coerenti con quelle che sono le normative, diciamo, europee, comunque sono sicuramente un lavoro utilissimo per il settore della pesca, che in questo caso rappresento, perché il primo difensore dell'ambiente marino ovviamente è il pescatore, perché il pescatore, diciamo così, molte volte viene dipinto come colui che in un qualche modo agisse con delle azioni negative rispetto alla fauna ittica, a volte lo sa anche, sarà capitato, ma comunque, voglio dire, l'ambiente marino equilibrato è uno degli obiettivi, una delle condizioni che favorisce e permette una pesca, diciamo, che sia sostenibile, ma che sia anche una pesca remunerativa per l'impresa, perché nella sostenibilità, lo dice il regolamento comunitario 1380, c'è anche la sostenibilità dell'impresa, quindi l'impresa deve trovare un giusto reddito nel rispetto delle cose che giustamente vengono previste nel regolamento. Ecco, detto questo, io volevo, visto il tempo, volevo evidenziare un aspetto che si sta vivendo in questi ultimi tempi nella marineria dell'Emilia Romagna, cioè rispetto appunto alla qualità dei mari, ed è il problema del rigassificatore, appunto, il punto che, come diceva, si diceva prima, è stato affrontato, insomma, il problema. Ma comunque, la questione che ho appunto è questa, cioè voglio cogliere questa occasione per evidenziare, noi abbiamo già fatto iniziative come associazione, prima che delle altre, parlo dell'Emilia Romagna, al riguardo, il nostro approccio non è un approccio, diciamo così, di tipo radicale ambientalista, cioè noi siamo ambientalisti per le ragioni che dicevo prima, siamo degli ambientalisti, tra virgolette, fatemi usare questo termine, diciamo così, riformisti, no? Cioè che non siamo degli antagonisti rispetto al sistema, rispetto alle forme di organizzare appunto l'economia. Però, cioè, vorremmo sapere, cioè, solo negli ultimi tempi noi abbiamo, che coincidono stranamente con l'inizio dell'attività di questo rigassificatore nel 2009, è stato riscontrato dalle marinerie, così ci dicono e così mi dicono, una carenza di prodotto che appunto coincide con questo, con l'inizio di questo impianto. Quindi a questo punto a noi interessa capire, per esempio, se nei monitoraggi previsti, che sono stati illustrati e comunque, diciamo così, possono approfondire, in un qualche modo ci sono dei monitoraggi che possono servire per capire meglio questo fatto che sto ponendo. Soprattutto per quel che riguarda le forme di vita, cioè è vero che questo impianto, come una domanda, io non sono un tecnico, non sono un biologo, quindi mi limito a tentare di rappresentare degli interessi e porre le questioni, visto che c'è anche il Ministero dell'Ambiente, visto che il Ministero dell'Ambiente nel 2015 deve rinnovare l'AIA e quindi in un qualche modo deve rinnovare l'autorizzazione a questo impianto, così com'è, ciclo aperto, ciclo chiuso, eccetera, no? Bene. Cioè, questo impianto, è vero che questa attività industriale a seguito dell'attività in quanto tale, ma rispetto anche alla quantità di acqua che viene utilizzata, è vero che in un qualche modo esercita uno sforzo di pesca continuo, tale per cui va in un qualche modo a creare problemi all'equilibrio marino? Cioè, è vero che questa attività industriale uccide, tra virgolette, molte uova, molte larve e quindi molti pesci adulti in una quantità che può giustificare la mancanza di pesce così come viene denunciato? Ecco, questa è la domanda. Io personalmente non so rispondere a questa domanda. Credo sia giusto che noi non poniamo il tema chiudere l'attività deve, secondo me, continuare. Molto probabilmente, ecco, però occorre valutare questa questione. Così come noi poniamo la domanda al Ministero dell'Ambiente, lo faremo anche, lo ricordavo prima, con l'iniziativa pubblica che molto probabilmente organizzeremo qui a Cesenatico la prossima settimana, poniamo appunto al Ministero dell'Ambiente perché è il nostro garante al riguardo. Cioè, è vero che, come qualcuno dice, se si usa il sistema chiuso risolviamo tutti i problemi e questa attività può continuare a fare quello che sta facendo con un piccolo costo in più,
ovviamente perché dovendo cambiare ciclo dell'attività si dice che ha un costo di più, che io personalmente anche qui non entro nel merito perché non ne avrei né la competenza e non ho neanche i dati, quindi non voglio neanche entrare. Quindi questa è la questione, per cui ecco, noi vogliamo cogliere questa importante riunione, questo importante diciamo così, evento, questo secondo evento, visto che si parla appunto di strategia del ambiente marino e programmi di monitoraggio, cioè capire se queste cose che io sto ponendo possono rientrare e rientrano in questi monitoraggi, ma al tempo stesso però, visto che nel 2015 si rinnova questa AIA, cogliamo l'occasione del Ministero dell'Ambiente per porre questa cosa. So che è stata materia di interpellanze questa cosa, anche interpellanze alla Camera, che dovrebbero, diciamo così, in qualche modo rispondere nelle prossime settimane, e quindi ecco, anche in questa occasione vogliamo ricordarlo, e quindi se anche in questa occasione qualche risposta ci può essere data è ben accolta, grazie. Irene, vuoi rispondere? Aspettiamo di chiudere un giro, però questa mi sembra una cosa sulla quale grazie. Non mi arrabbio. Sono Sauro Pari, sono direttore della Fondazione Cetaceo Musutilicio. Mi aggancio a quanto diceva Giuseppe Portone prima e alle preoccupazioni del Presidente Errani in relazione al fatto che sulle coste dell'Emilia Romagna si spiaggiano normalmente molte tartarughe morte, ma anche molti delfini morti. Negli ultimi 3 giorni se ne sono spiaggiati ben 8. E questo ovviamente per un motivo legato più che altro alla popolazione che è molto presente nelle nostre acque, nelle acque prospicienti la nostra regione, e alle correnti, cioè parliamo anche di mari particolari, cioè negli ultimi giorni c'è stato un mare di Mora, c'è stato un mare molto mosso che può avere sollevato dal fondo animali morti. Ma c'è una questione però che si pone. Sicuramente c'è anche un aumento della popolazione, cioè noi abbiamo notato negli ultimi 3 anni, 4 anni, alcuni dati fondamentali. Il primo, mentre su tutti i libri sacri troviamo un dato secondo il quale le tartarughe marine nell'Alto Adriatico migrano verso sud nei mesi invernali, da qualche anno non lo fanno più, vuoi per un aumento della temperatura, vuoi perché probabilmente tanto cibo come nell'Alto Adriatico non lo trovano da altre parti. E abbiamo notato anche altri aspetti, cioè a noi risulta, noi partecipiamo a un progetto assieme alla Regione Emilia-Romagna, che è un ECET, un progetto transfrontaliero che prevede la presenza di tutti i partner nazionali che affacciano sull'Adriatico, e attraverso il ECET siamo venuti a conoscenza di alcuni dati, ad esempio la popolazione di tartarughe marine, dati che dovrebbero essere pubblicati, ci auguriamo molto presto perché a noi servono urgentemente, la presenza di tartarughe marine sarebbe arrivata a una quantità che varia tra le 50.000 e le 80.000. Il che non significa che questi animali, questa specie stia così bene, ma significa piuttosto che questa specie si sta concentrando nella nostra area per motivi ambientali. Allora, questo aumenta ovviamente le nostre responsabilità a livello locale, aumenta ovviamente i nostri interventi. Noi abbiamo un centro di recupero che è passato dall'ospedalizzazione di animali feriti o pescati nelle reti e che hanno subito delle lesioni, è passato da 3-4 all'anno a 35-40 all'anno, cioè si è duplicata la quantità. Nei soli mesi di ottobre e novembre l'anno scorso abbiamo recuperato la bellezza di 210 tartarughe marine morte sulle coste. In un solo giorno, nella provincia di Rimini, sulle coste della provincia di Rimini, 42 tartarughe marine morte. Tra l'altro, non voglio, come dire, rincarare la dose, ma parliamo di animali subadulti, cioè di animali che ancora non si sono riprodotti. E quindi l'impatto sulla riproduzione della specie non è minimo, ha la sua significanza. Abbiamo un altro aspetto importante, poi chiudo perché ovviamente sono particolarmente lunga, e i delfini. Stiamo partecipando sempre attraverso il NetChat alla fotoidentificazione dei delfini, anche di questi è stato fatto il monitoraggio aereo, un survey, a cui ha partecipato anche la Croazia, e
anche qui le quantità non sono poche, cioè noi la fotoidentificazione che abbiamo cominciato a fare a fine mese di maggio, è durata 15 giorni, riprenderemo adesso luglio, dà la presenza di numerosissimi delfini. Tra l'altro questi delfini frequentano le stesse aree che frequentano i pescherecci, perché ovviamente devono cercare i pesci grandi. E quindi, voglio dire, c'è la possibilità che due specie diverse, quello umano molto più altamente, si è dotata di degli strumenti, cioè ha messo in fila, in rete appunto, tutti gli stakeholder, mancano solo i pescatori, ci auguriamo che entrino presto anche loro, e, quindi capitani di porto, quindi CITES, quindi centri di recupero, quindi centro ricerche marine, ARPA, e la stessa cosa ha fatto la Regione Marche. Domani sono in Veneto, a Venezia, dove probabilmente si darà avvio alla stessa rete, quindi cercheremo nel nord Adriatico di mettere sulla costa una serie di monitor che ci permettono di valutare gli impatti su questi animali e di intervenire in caso. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Paesanti Vadis, rappresentante regionale di Ferrocopesca, sono socio di cooperative e sono pescatore. Tanto vi ringrazio per l'invito ad Attilio per questo importante seminario. Io ho alcuni punti velocissimi e come Prioli voglio essere molto pratico. Parto da una frase della dottoressa Di Girolamo che dice che le aree protette sono, risultano, non dappertutto, peggio delle aree non protette. Questo perché? Per i rifiuti spiaggiati. No, per carità, non voglio mettere all'amo nulla, poi faccio le mie considerazioni. E non sappiamo dove sta l'equilibrio tra l'uso, forse esteso, lo sfruttamento del mare e la sua tutela, sia in ambito turistico che il sfruttamento della risorsa. Con questo io volevo fare alcune considerazioni che ho fatto e che per qualcuno diventano forse fuori luogo anche e in controtendenza. E da sempre dico, io ho avuto un'esperienza dal 90-91 a bordo con mio fratello, un piccolissimo peschereccio a strascico a Ramponi, a Gabbia, più chiamato, più conosciuto. Io sono di Goro e quindi l'ambito del compartimento è praticamente il delta del Po. E a quel tempo vi era una flotta che forse era tre volte la flotta che vi è adesso con quello strumento. Ovviamente a Ramponi si pescava entro le tre miglia, a differenza di quel che non succede più con il mio regolamento del 1967, quella gran flotta che pescava ovviamente d'inverno un po' meno perché il pesce si allarga, ma soprattutto nel periodo primaverile estivo vi era pesce per tutti e in grande abbondanza. Questo cosa vuol dire? Che, ed è l'esempio pratico, ve lo può dire qualsiasi pescatore oggi a distanza di quasi 20 anni e più, che laddove si strascicava, ma non sul corallo, non l'esempio che portava prima il dottor Rinaldi delle specie che oggi hanno preso piede, sono attecchite, mangiano i mitili, non ricordo il nome di quella, la rapana, ben venga per carità, ma noi parliamo di un delta del Po dove il fondale è piatto, vi era della sabbia, ed è questo il punto, vi era della sabbia finché si strascicava, ovvero fino a che la pesca, i pescatori di Corrampone, ma anche di Vergente per carità, tenevano
praticamente bonificato e pulito per delta del Po. Oggi non strascicando più, perché la flotta è venuta meno ovviamente, per le varie restrizioni delle miglia eccetera, quel delta non lo pulisce più nessuno. È bello l'esempio del, bello, purtroppo, dell'uccello sezionato, da dove dentro c'è accendino e altre microplastiche. Voi potete pensare, una delle zone più importanti del Mediterraneo per la pesca di pesce piatto, quindi buonissimi, ronchi, soasi, soglio, e tutto il pesce che si pianta, cannocchie, trilli, eccetera, se quel bellissimo rombo soaso mai si deve mimetizzare sopra degli accendini, dei maglioni, eccetera, eccetera, assolutamente no. Mentre se vi fosse stato, o meglio, tenuto l'ambiente pulito con sabbia viva, per sabbia viva intendo quella della spiaggia, dei turisti ovviamente, il rombo forse vi sarebbe fermato per mangiare e per deporre quel che è un ciclo, non so esattamente, le proprie uova. Con questo cosa voglio dire ovviamente? Che il criminalizzare alcune pesche, ma io parlo prettamente del delta del Po, magari basta arrivare al Cornero e è giusto non strascicare. Quindi io parlo davanti ad una zona, di un bacino, con tutto ciò che arriva dal Po, roce e fortuna del nostro Alto Adriatico, non a caso se ci sono dei delfini, non si sono qui fermati perché l'acqua è più limpida. Laddove vi è presenza di qualsiasi specie ittica è perché trova da mangiare. Quindi le nostre acciughe ben decantate come uno dei prodotti, come il prodotto azzurro migliore in assoluto per qualità, eccetera. E la proposta che una volta ho già fatto in regione, forse l'ho fatta anche qui al ricerco, al centro di ricerca marina di Cesenato, è quella di dire nei mesi invernali, laddove vi è poca pescosità sotto le coste, ripristinare la pesca entro le traviglie, ma senza rete. Cioè usare le gabbie senza rete, quindi non vado a pescare, ma voglio dire, pagare i pescatori o chi vorrà andare per ripristinare il fondale. Dico e ripeto ancora, senza rete, ma tanto prenderemo, pescheremo poco perché il pesce è salato, per ripristinare per il periodo primaverile-estivo quel delta che è di fatto un patrimonio ed ha una propria specificità. Vengo un altro esempio che giustamente Prioli portava prima del comparto acquacoltura, che non è inserito in diversi passaggi, leggi, considerazioni negli ultimi mesi, ma UNESCO, di tutta la zona eccetera, c'è sempre scritto pesca e non acquacoltura. Eppure da, se vogliamo rimanere in ambiti di distretto Alto Adriatico, ovvero Emilia Romagna, Veneto, Friuli, probabilmente non solo il Mediterraneo, in Europa, questa è una delle zone di queste tre regioni più importanti al mondo forse per l'attività di acquacoltura. Quindi dismissione della flotta, volontà politico e non so, politica e non solo e tecnica della comunità europea di dismettere la flotta e di dedicarsi all'acquacoltura. E poi anche in acquacoltura riscontriamo che magari non siamo ancora ben, diciamo così, conosciuti, e dall'altra non viene dato il lustro all'acquacoltura per i due o tre esempi che ha fatto Prioli prima. La sacca di Gol per prima, che porto un altro esempio concreto, due minuti e finito, il dottor Rinaldi lo sa, anche se in questo non abbiamo mai capito tempi dietro, per carità, del perché vi fosse una sorta di subconfine all'interno dell'Emilia Romagna per le attività di competenza del centro del cerchio marino cesenatico, cioè di arrivare fino a Porto Garibaldi, ma la zona di Goro deve essere un'isola controllata in maniera da altri colleghi enti, parentesi chiuse, e noi abbiamo, e porto un esempio concreto, e mi riallaccio pian piano al discorso del dottor Bortone, delle zone dove oggi
sfruttate ieri un po' meno oggi, di acquacoltura in sacca di Goro, sfruttata dove si pescava con idrorasca, mano, in acqua, eccetera, e che da alcuni anni non più sfruttate, in quelle zone non nascono più vongole veraci spontaneamente, e se non vi sono vongole veraci, visto che c'è una spanna circa di terreno nero come il catrame, e sicuramente ha provato a mettere qualche cogollo, eccetera, non vi è più nulla. Perché? Perché con le crisi anossiche che vi sono state, quando succede dalla sera alla mattina o dalla mattina alla sera, che diventa l'acqua bianca come il latte, muore tutto, i granchi arrivano fin sui pali delle bricole, poverini, ma poi rimanendo 2 ore al sole, per forza di cose o si ributtano in acqua o comunque muoiono arrostiti sulle bricole. Questo perché? Perché là non campa nulla, perché il terreno, al di là dell'idrodinamismo, della mancanza d'ossigeno, della presenza algale che succhia, prende ossigeno, ma il terreno, poi un po' di vento, eccetera, si ripristina l'acqua, si riossigena, ma il terreno rimane come il catrame. E quindi quella zona è persa. Finisco dicendo su questo esempio che dal 2009, dopo ampie discussioni, la marineria di Goro ha investito su, diciamo così, ambito pubblico, demaniale, circa 15 milioni di euro di tasca propria per andare a bonificare alcune zone in concessione demaniale, per fare avere un fatto due servizi, cioè prendere sabbia dallo scambio che va a chiudere, la bocca mediana, insomma la orta che dà idrodinamismo alla sacca di Goro, per mettere sabbia viva, pulita, eccetera, su altre zone. Ripeto ancora, e mi riallaccio, lo dicevo prima, alla dottoressa Di Girolamo, che della frase che ha detto, non per strumentalizzarla, però laddove combaciamo, cercando di cooperare tra la sostenibilità dell'ambiente e reddito, la sostenibilità dell'impresa, noi vediamo che l'ambiente rimane sicuramente più sano e più vivo. Da ultimo, ricordava prima il direttore dell'ambiente dell'Emilia Romagna, e qualche settimana fa abbiamo avuto l'ok da Bruxelles per un progetto live da quasi 4,4 milioni, dove la marineria ha compartecipato, ha firmato e ha compartecipato assieme ad altri tantissimi enti, sempre nell'ottica appunto di sfruttare il rispetto dell'ambiente, ma sfruttare altresì l'ambiente al fine del reddito e del sostentamento delle nostre famiglie e delle nostre marinerie. Grazie. Prima di dare un po' di risposta, ci sono altri? Sì, Marco Rinaldi, Fly CGL, quindi con la parte... Siamo parenti, eh? Sì, siamo parenti, innanzitutto giudico positivamente la strategia marina nel suo complesso. Mi pare che per la prima volta si riesca ad avere un approccio multidisciplinare ad un tema che viene affrontato a spizzichi e bocconi un po' da vari settori, diciamo, dei comparti economici e scientifici di questa regione, ma in generale dell'Italia. Altrettanto positivo il fatto che si voglia finalmente, sia per una questione economica ma anche, mi viene da dire, per poter far parlare, diciamo, le varie ricerche che sono già state fatte provenienti dalle richieste appunto dei vari settori, e quindi quelle già esistenti potrebbe portarci ad avere una rete di ricerche che sulle varie discipline praticamente si riesce un po' a comunicare più di quello che ci faceva finora, e quindi mi pare che si sta andando verso quell'approccio che comunque si ha, pare che l'Europa voglia dare, della sostenibilità ambientale, economica e sociale, e farle integrare un po' questi vari aspetti, diciamo, dei problemi che colpiscono l'ambiente marino. Spero che questo approccio, questo nuovo tipo di approccio, porti poi ad avere come risultato finalmente una ricerca, quindi questo monitoraggio mi pare che voglia portare a questo, insomma, ad una ricerca che cominci a dare delle risposte alle varie problematiche che colpiscono il nostro mare, che lo colpiscono con interessi che delle volte sono un po' confliggenti, diciamo, tra un settore e l'altro, mi riferisco al turismo, alla pesca, piuttosto che all'ambiente in senso stretto.
e questo magari potrà portare finalmente a scontare il campo, a delle problematiche, a delle discussioni che comunque ci attanagliano da decenni, nel senso che il pezzo che seguo, quindi pescatori in senso stretto, di equipaggi, diciamo delle imprese di pesca, appena c'è una crisi economica si cerca sempre di dare la colpa all'ultimo fenomeno conosciuto. Adesso si parla del rigassificatore, ma quanto è vero o non è vero che sia colpa del rigassificatore questo calo del prodotto ittico, piuttosto che mi vengono in mente nel corso degli anni il fracking, le trivellazioni, piuttosto che il poke che porta poca acqua, che ne porta troppa, cioè, quindi finalmente magari potremmo avere una base scientifica sulla quale fare poi delle considerazioni anche politiche sulle decisioni da assumere per appunto dare una sostenibilità che coinvolge gli aspetti ambientali, sociali ed economico del nostro mare. Quindi mi chiedo, mi sorgono queste paio di domande, insomma. Prima di tutto qui mi pare che mancasse un po' l'aspetto socio-economico del monitoraggio, mi pare che fosse stato elencato come uno dei gap, dei buchi da colmare, e mi chiedevo se riusciamo magari ad avere una risposta rispetto a questo, insomma, se l'analisi poi da quel punto di vista lì verrà fatta in che termini. E l'altro pezzo che logicamente questo convegno è più incentrato parlando di monitoraggi sulla ricerca scientifica, poi il passo successivo, il supporto di questa ricerca scientifica dovrà arrivare a portarci praticamente ad una decisione sulle azioni da compiere per dare delle soluzioni ai problemi che abbiamo. E mi chiedo, questo stesso approccio, quindi multidisciplinare, riusciremo a riportarlo anche nella fase decisionale politica? Riusciremo a far parlare praticamente i ministeri o a livello più territoriale gli assessorati di regione, ambiente, turismo, trasporto, tutti quelli che comunque hanno a che fare con il nostro mare? Grazie Marco. Direi di chiudere con l'ultimo intervento. No, ci vuole Alessandro Lamano per poi fare un po' le conclusioni. Sono una domanda veloce completamente diversa. Quando avete parlato dei contaminanti, degli effetti dei contaminanti e del tipo di contaminanti, sono considerati solamente quelli che sono già inclusi nella normativa? Possono essere presi in considerazione anche quelli che sono detti contaminanti emergenti, come sono ad esempio i farmaci o i prodotti per la cura personale, che ultimamente sono molto presenti nelle acque sia fluviali che anche costiere e che abbiamo visto ultimamente provocare effetti anche grandi negli organismi marini? Bella domanda. Vabbè, l'uno e un quarto, se non ci sono altre, provare a chiudere proprio in 5 minuti, poi ci accomodiamo fuori e magari facciamo una parola. Certo. Quindi do adesso la parola a Irene per alcune risposte, poi trago in 3 minuti le conclusioni della giornata. Irene. Comincio dall'ultima, che è quella che mi piace di più, speriamo di riuscirci. L'abbiamo fatto negli ultimi 15 anni e tanto che, per dirne una, solo grazie al monitoraggio 979 abbiamo scoperto che c'è la Staurosis ovata anche nelle Marche, non era mai uscita. Quindi solo cercando cose nuove si trovano e quindi speriamo di farlo. Per quanto riguarda invece l'argomento più spinoso del gasificatore e compagni, è sicuramente una problematica che conosciamo bene, ci sono arrivate diverse istanze al Ministero. È una cosa che un argomento che riguarda più la parte di valutazione di impatto ambientale di quanto non sia la mia, che la parte della protezione della natura. Quindi ci stiamo lavorando insieme alla via, però diciamo che è una parte più loro, soprattutto per quanto riguarda la nuova autorizzazione di professionale del cliente. Per quanto riguarda il monitoraggio, secondo me sì, ci saranno delle informazioni che potremo avere, perché ci sta uno dei descrittori, il 7, che è proprio la modifica delle condizioni idrografiche legate a opere di origine antropica. Quindi più opere di origine antropica e rigassificatori in mezzo al mare, credo che sia difficile immaginarne. E quindi nel momento in cui noi potremo andare a vedere già una modifica delle condizioni meteomarine e idrodinamiche legate intorno a quella struttura, già avremo delle indicazioni.
Altre indicazioni secondo me potranno arrivare dal discorso che facevamo stamattina sui transetti da mettere fino all'arco, per esempio del plancton. Potremmo ipotizzare che magari uno dei transetti per quell'area lo mettiamo in modo tale da andare a coprire quella zona, e quindi là abbiamo la controprova immediata: se le popolazioni di plancton differiscono in modo netto prima e dopo il rigassificatore o comunque l'area interessata, già avremo delle altre indicazioni aggiuntive. Quindi questo credo che sia una delle ipotesi che rispetto al monitoraggio potremmo fare. Poi tutto il resto riguarda la valutazione impatto ambientale, riguarda il Ministero delle Attività Produttive, purtroppo riguarda noi solo di stessi. L'ultima cosa rispetto all'acquacultura, non è che non l'abbiamo considerata volontariamente, ma proprio perché noi stiamo lavorando sulla una strategia per l'ambiente marino. Ora, l'acquacultura, che comunque contermina degli organismi in un ambiente che non è più naturale, perché comunque c'è un input di sostanze nutritive, di farmaci, eccetera, non rientra esattamente nell'ambiente marino. Quello che ci rientra sono gli effetti di quelle attività sull'ambiente marino. Per questo parlavamo della contaminazione dei sedimenti e dell'alterazione eventuale dell'ambiente marino nelle aree limitrofe all'acquacultura, ma l'acquacultura come impianto produttivo. Però ce ne sono due, scusi se ricordo. La pescicoltura ha quell'impatto, dice lei, ma la monocultura lo subisce. Quindi... Certo. No, adesso sto parlando più della... Studiare il contesto in cui avviene la monocultura, perché altrimenti... Faccio un esempio: nello stagno sardo, se non ci sono, io le ostriche non le allevo, così come da altre parti i molluschi non li posso allevare. Sì, anche se in quel caso abbiamo già la direttiva europea recepita dal 152, che è quella delle acque destinate alla vita dei molluschi, quindi comunque lì è coperta. Volevo aggiungere due cose. Uno, a Otello Giovanardi, mi ha chiesto di dire qualcosa sul... Prego. Il responsabile della sede ISPRA di Chioggia. Sono state toccate ovviamente molte cose interessanti che avremo modo di, probabilmente magari al lancio, di parlare. Però visto che il gasificatore è emerso come un problema sentito, volevo dire che sono stato interpellato dal responsabile del programma di monitoraggio che ISPRA fa questo impianto, e per approfondire gli aspetti soprattutto legati al plancton, in particolare al fitoplancton, stiamo lavorando ipotizzando un'estensione del monitoraggio, un approfondimento di questo tema proprio in questi giorni. Quindi insomma, stiamo già lavorando, abbiamo già fatto delle decisioni. Quello che dicevo io, sto praticando, cioè il discorso delle larve. Sì, sì, questo aspetto qua, prendendo le specie indicatrici maggiori, che è di fatto l'acciuga, di cui abbiamo una buona esperienza per fortuna in passato, quindi penso che insomma entro non tanto tempo potremmo avere delle risposte. Poi non so se devo fare un altro, non so se c'è un punto giusto per all'amico Tommaso qua, ho visto che. Ah, no, forse nella prima slide della di Girolamo. Di fatto vedevo che si parla di pesca professionale e il contributo, visto stavo pensando, della pesca ricreativa, della pesca diciamo così illegale, cioè quella arboportis, arboretis, che probabilmente, anzi più penso sicuramente, è maggiore del contributo dello sbarco del professionale. È opportunamente, è sufficientemente, sarà sufficientemente monitorata, visto che ho visto che la PCP di fatto in quella slide non copre, come a differenza della pesca professionale. Quindi, ecco, volevo segnalare questa diciamo, necessità di approfondimento su questi due aspetti, che fatto sono la maggior parte del periodo. Giovanna, tu non devi dare due risposte, di dare? Sì, io volevo
dare due risposte veloci. La prima è che condivido assolutamente quello che è stato detto per quanto riguarda l'area della Sacca di Goro, che è un esempio, un modello che vengono a studiare da tutta Europa in effetti, sia dal punto di vista ambientale, come organizzazione sociale e produttiva di quest'area, per cui è un qualche cosa che su cui varrebbe la pena investire, no? E mantenere questo sistema. E questo è il primo punto. Non abbiamo imparato evidentemente, almeno a mio avviso, che se gestiamo delle aree non vuol dire solo sfruttarle, vuol dire gestirle, e gestendole riusciamo spesso a mantenere le condizioni ambientali ed ecologiche migliori non solo per la produzione ma anche proprio dal punto di vista ambientale. Quindi gestione non vuol dire sfruttamento, gestione vuol dire che possiamo gestire e mantenere sia l'aspetto produttivo e l'aspetto ambientale. Quindi è un qualcosa che dovrebbe essere, e sono d'accordo, introdotto quanto possibile nei principi della strategia marina. Un ultimo punto riguarda l'acquacultura. L'acquacultura non esiste dentro la strategia marina, se non come fattore di impatto per quanto riguarda l'introduzione di specie aliene, perché sappiamo che è il secondo vettore al mondo più importante per l'introduzione di specie aliene dopo le ballast water, quindi le acque di zavorra, e per quanto riguarda l'input di nutrienti che nel caso degli impianti di piscicoltura può essere trasferito dalle gabbie dove avviene l'allevamento, dagli impianti a terra, nell'ambiente. Sappiamo che questo impatto è minimo, abbiamo calcolato pari al 0,01% di tutto l'impatto di nutrienti che viene riversato in mare a livello nazionale, quindi è un impatto è assolutamente localizzato, ovvero confinato nei 50 metri intorno all'area di allevamento. Quindi diciamo che da questo punto di vista l'acquacultura ha un'importanza estremamente limitata come sorgente di impatto dentro la strategia marina, ma d'altra parte è un'attività che viene svolta dentro un ambiente marino, nel caso ci sono anche chiaramente l'acquacultura d'acqua dolce, ma gran parte dell'acquacultura avviene in ambiente marino. E quindi l'acquacultura ha il diritto di chiedere delle acque pulite dove allevare e svolgere i propri cicli produttivi, e questo dovrebbe essere uno degli obiettivi, a mio avviso, della strategia marina, se pensiamo che oggi, al momento, faccio un caso italiano ma la situazione è analoga a livello europeo, noi importiamo il 72% dei prodotti ittici che consumiamo, quindi la pesca contribuisce per circa il 60%, quindi intorno al 20% di quello che consumiamo, l'acquacultura è intorno al 10% e tutto il resto viene importato. Quindi mi sembra strategico che una strategia marina consenta di avere un ambiente dove l'acquacultura possa essere sviluppata, e questo è uno dei punti critici per l'acquacultura, perché in effetti di fatto poi questo non è stato adeguatamente considerato. E quindi concludo dicendo che a mio avviso serve adesso uno sforzo per integrare quelle che sono le attività e le azioni che sono previste all'interno della strategia marina con le attività e le azioni che riferiscono ad altri regolamenti europei, come per esempio il FEAMP, e sta in acquacultura sa di che cosa sto parlando, e la politica marittima integrata, ovvero tutte quelle azioni che invece vanno nel senso di promuovere e rendere sostenibili le attività di pesca e di acquacultura. Quindi è importante adesso andare a integrare le attività che riferiscono alla strategia marina dal punto di vista ambientale e alla politica comune della pesca e ai suoi strumenti finanziari per quello che riguarda invece le politiche agricole. Grazie Giovanna, consentitemi due cose, all'una e mezza usciremo, quindi vale dire esattamente da 3 minuti, ve lo posso garantire. Perché la sintesi della questione è un po' questa. Come dicevo forse all'inizio, non mi ricordo se l'ho detto, ci troviamo di fronte davvero ad una nuova sfida,
è quella che la Comunità Europea ci ha imposto a tutti gli Stati membri e che riguarda ovviamente l'obbligo per gli Stati di mettere in atto misure di controllo, di verifica, al fine di individuare quelle che sono le problematiche e raggiungere entro il 2020 il buon stato ambientale. Questo è e questo dobbiamo fare, non abbiamo scappatoie. Lo Stato che non lo farà sarà sottoposto a infrazione. Chiuso. Quindi davvero, secondo me, è una nuova frontiera che fino ad oggi non avevamo. E questo ovviamente porterà noi tutti ad aguzzare l'ingegno, impegnarci, eccetera, eccetera. E quando dicono tutti, non parlo solo del versante del mondo della ricerca, ma anche di quelli che stanno seduti qui oggi, che sono coloro che beneficiano del buon stato ambientale del mare. Tra tutti, ed in primis, il mondo della pesca. Al mondo della pesca interessa forse molto di più di tanti altri che il mare sia in un buono stato ambientale, perché questo vuol dire continuità delle sue attività, un buon reddito per loro e per i loro figli, per il mantenimento di queste attività nel futuro. Queste sono frasi, se volete, buttate un po' lì, ma che rappresentano un po' la chiave di questo percorso. Tre battute su cose importanti che sono venute fuori. Uno è quello che ricordava prima Prioli nel suo intervento. Abbattiamo sì un po' di azoto e fosforo ancora perché in effetti ci crea problemi, soprattutto nelle manifestazioni dei casi di acuta eutrofia, ma stiamo attenti a non scendere sotto un certo livello perché andiamo ad intaccare la produttività. Quindi la possibilità di avere un mare particolarmente produttivo e quindi anche ricco di pesce, eccetera, eccetera. Questo è verissimo. Dobbiamo davvero avere in mente quello che è, ed è una sfida complessa, difficile, su quale ancora il mondo della ricerca si sta dibattendo senza aver tirato fuori il ragno dal buco, come si può dire, quello che è il carico ammissibile per ottenere i benefici ma per eliminare nel contempo i guasti ambientali. E su questo le cose sulle quali ci dobbiamo misurare. Sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto. Io comunque non credo che per quest'area riusciremo ad arrivare a livelli tali da compromettere la produttività, soprattutto in termini di molluschi, coltura e così via. Basta pensare alle fioriture invernali primaverili di Atomee, quelle non le riduci con nessun metodo, nel senso, sappiamo la storia, sono dei silicati, eccetera, eccetera. La seconda cosa, Goro. Goro, mi fa molto piacere che sia venuto l'amico che è intervenuto e ci conosciamo da tanti anni, col quale proprio per una ragione di amicizia e di rispetto a volte abbiamo anche opinioni non coincidenti, ma questo ci sta, questo è il dibattito, la democrazia e quant'altro. Però in effetti su Goro come senz'altro rivolge uno sguardo non solo perché è un ecosistema pregevole all'interno del parco, eccetera, eccetera, ma perché è un vero esperimento sociale. Goro, da pescatori in mare, si è trasformato in acquacoltura. Molte, sono pochi oggi pescherecci che passano da Goro per sfruttare le risorse marine. Ce ne sono ancora, è bene che ci siano. Però lo sforzo di pesca sul mare è diminuito. Vi ricordate i vecchi detti, il pescatore si deve trasformare in allevatore, in coltivatore? Goro, questo esercizio è già stato realizzato e su questa realtà occorre assolutamente prestare le dovute attenzioni. È vero, questo esempio di Goro ha fatto scuola a livello non solo europeo ma anche oltre. Ecco, poi magari sulla pesca a strascico, sul rapido, ecco lì ho qualche, però adesso ne riparliamo, non è un problema. Ultima questione altrettanto seria, la questione del rigassificatore. Io la faccio breve, secondo me ci sono anche criteri di precauzione. Non sappiamo se quello strumento ci crea dei problemi, lo stanno studiando, ISPRA e quant'altro. Purtroppo è fuori dalla nostra giurisdizione con i piedi in Romagna e ISPRA è molto attrezzata per esplorare queste eventualità. Però lo spirito di precauzione ti porta a dire, beh, al momento, fermiamoci un attimo, lì avete la possibilità di avere due sistemi, uno chiuso e uno aperto. Mentre si studia così, insomma, mettete una buona, un po' di buona volontà anche voi, applicate il sistema chiuso.
di riscaldamento, che per esempio, che è quello che uso d'inverno, quando l'acqua del mare è troppo fredda, quindi non ha un potere riscaldante, usano, diciamo, il sistema chiuso, c'è, è già previsto, è già insito nell'impianto. Estendiamo questo criterio magari anche agli altri periodi dell'anno, voglio dire, ecco. Perché, scusate, 30.000 metri cubi all'ora, non parliamo di 30.000 metri cubi al giorno, di acqua di mare, dentro c'è tanta roba, uova, larve, zooplancton, e sta roba qui, dopo essere passata attraverso le pompe, il sistema di riscaldamento, esce malconcia come organismi. Ecco, facciamo una... riflettiamo su questo, voglio dire, la questione so che è in discussione anche l'assessorato alla pesca e quant'altro, e magari va stimolata questa cosa qui, ecco. Però, voglio dire, non lasciamo passare, ecco. Secondo me è chiaro che l'azienda proprietaria dell'impianto di rigassificazione, se deve usare del gas per scaldare l'acqua, chiaro che avrà una piccola perdita, perché l'acqua del mare non costa nulla, e vabbè, avrà una piccola perdita dell'1%, che non credo vada a incidere più di tanto sul... Adesso io non voglio buttare benzina sul fuoco, però dobbiamo ragionare, secondo me, su questa partita in questi termini. Poi, insomma, occorre muovere le istituzioni, le categorie, che devono a loro volta attivarsi presso la... Ecco, questo è un po' quello che mi sento di dire sulla questione rigassificatore. Guardate, io mi fermo qui perché, come dicevo, è già tardi. Il questionario, dovevano riempire il questionario. Ecco, il questionario lo dici tu, per favore. Appena finita questa cosa, se vuoi fare un appello, ci mettiamo fuori. C'è un buffet gentilmente offerto da ISPRA, che ha organizzato anche questa giornata, nelle sue linee massa, insieme a noi, insieme a tanti altri. E poi magari ci vediamo fuori. Due battute sul questionario, lo puoi dire? Soltanto poi... raccomandando a tutti di andare sul sito della strategia marina e nella sezione sulla consultazione pubblica trovate il questionario. Emi Moroni già vi ha spiegato come è strutturato, sono 8 semplici domande e se cortesemente rispondete nell'interesse di tutti. Grazie.